Quarto giorno di protesta in Sicilia degli autotrasportatori, al fianco dei quali sono scesi in piazza anche gli agricoltori per contestare i prezzi ormai proibitivi del carburante e dei pedaggi autostradali, che con il 2012 hanno subito un nuovo e pesante rincaro. In poche ore il cosiddetto movimento dei forconi ha di fatto bloccato l'intera isola. In buona parte della Sicilia non si trova più benzina e diesel, non circolano i mezzi pesanti ed anche i treni vanno a singhiozzo. Un movimento spontaneo che è riuscito a mobilitare dalle 30 alle 100.000 persone con 100 presidi attivati sul territorio regionale. Il tutto nell'indifferenza quasi totale dei mass media nazionali che, salvo rari casi come Rai News 24 o il quotidiano Il Giornale, non si stanno occupando di quanto sta accadendo e anche quando l'hanno fatto non gli hanno dedicato molto spazio. Eppure la protesta continua e si sta estendendo anche in altre regioni con il rischio di un vero blocco totale del sistema produttivo e logistico. Dopo la Sicilia sono stati segnalati presidi anche in Calabria e si parla di un possibile contagio della Campania. Sui tir bloccati in strada sventola la bandiera della Trinacria, cioè quella siciliana, una sorta di riscatto del sud, come ha detto il giornalista e scrittore Pino Aprile. Le ragioni che hanno portato la gente in strada sono enormi. Ve ne dico una che forse dovrei tacere. Io ho chiesto ad alcuni organizzatori, ma la protesta rimane in Sicilia o la portate anche in continente, in Italia? Voglio dire, se bloccate i treni della Sicilia, andate a bloccare anche la Milano-Roma, tanto per dirne una. E loro mi hanno risposto, è quello che vorremmo fare, non abbiamo i soldi per il biglietto per andare lì. Nell'ultimo libro, Giù al Sud, io dedico un capitolo al movimento dei forconi e mi faccio spiegare da loro che cos'è che muove questa loro protesta. E loro mi spiegano che hanno modernato allevatori, agricoltori, ha modernato le loro aziende, dopodiché tutte le norme che vengono imposte per la produzione di alimenti portano i costi di produzione a un livello tale che non è più remunerato il lavoro al momento della vendita. Che significa? Che quei pomodori, quel grano, quegli alimenti, quel latte prodotti a così alto costo e con tante garanzie sul mercato vanno alla pari con prodotti analoghi che vengono da paesi dove nessuna garanzia viene offerta. È chiaro che quelli garantiti dai produttori siciliani a quel punto non hanno mercato, è tutto in perdita. A questa maniera le aziende si sono indebitate, soprattutto con l'INPS non sono in grado di versare i contributi. L'INPS ha chiesto alle aziende di pagare il 100% dei contributi, le aziende non lo possono fare e l'INPS si è venduto al 6, o chi dice 10, chi dice 12 massimo per cento del valore, quel credito a delle banche.